Bene a tutti ragazzi, qui vi sta parlando, oggi sono qua con un nuovo video su Destiny. Oggi vi porto un video news, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi potrebbe piacere tipo una serie da portare settimanalmente ogni tanto quando ci sta qualche news particolare riguardo al mondo di Destiny. Ad ogni modo ragazzi, oggi andremo a parlare di due cose molto molto importanti. Il primo è il grandissimo ritorno dello standard di ferro. Di conseguenza è appunto stata abilitata la nuova modalità del crogiolo, la quale per chi non lo conoscesse consente l'abilitazione dei vantaggi di livello, quindi in pratica una persona a livello 40 sarà più forte rispetto a una persona a livello 30, ed inoltre una persona che avrà livello 310 sarà più forte di una che ne ha 270. Quindi se nelle altre modalità PvP non importa a che livello state, qua importa davvero davvero molto e fa tanto la differenza, come sarà anche nelle prove d'Osiride che verranno rilasciate nei prossimi giorni. Comunque, tornando un attimino allo standard, oltre ad aver abilitato la nuova modalità PvP nel crogiolo, andando sulla torre potete vedere vari standardi proprio raffiguranti il logo dello standard di ferro in giro per la torre. Ed inoltre, sempre davanti a voi, una volta spawnati, salendo le scale, troverete Lord Saladin, dal quale potrete fare acquisti, salire di grado e completare le taglie. Tutti gli oggetti disponibili saranno a 280, tranne gli artefatti che saranno a 200. Seconda notizia, a mio parere molto più importante, è il ritorno degli ordini speciali e quindi di Tess Everis. Infatti la carissima Tess è mancata dal mondo di Destiny per circa un mese, forse anche di più, adesso non mi ricordo benissimo. Ad ogni modo è tornata con tante grandi novità, infatti ha stretto una specie di partnership con una società che si chiama Evervesum, tramite la quale potrete comprare delle emote. Le emote appunto saranno quei movimenti tipo il ballare, tipo indicare, salutare, robe varie. E appunto quello di indicare potrà essere sostituito con uno qualsiasi a vostra scelta tra quelli che ci saranno, e voi li potrete comprare con una nuova valuta che è stata appena introdotta, ossia le monete d'argento. Ai vecchi giocatori verranno date 400 monete, le emote rare costeranno 200, le emote leggendarie ne costeranno 500. Per ora non è ben chiaro quale sia il drop e se effettivamente si possono droppare queste monete. L'unica cosa sicura è che si possono acquistare direttamente nel gioco di Destiny, quindi collegandosi allo store nel caso di, cioè al PlayStation Store nel caso di PlayStation e Xbox Game Store nel caso di Xbox. Comunque ragazzuoli, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere, come ho detto all'inizio video, qua sotto nei commenti se vi piacerebbe una serie del genere, come avevo già cominciato tempo fa su GTA, che peraltro ragazzi GTA molto probabilmente tornerà domani, e per quanto riguarda gli altri video, oggi alle 13 è uscito un video su Star Wars, la beta di Star Wars, quindi non ve la perdete. Quindi ragazzuoli, ci sentiamo domani o nei prossimi giorni con un nuovo video, andiamo tutti nella bolla, bella guardiani!